Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per le nostre due ore di sport che partono adesso quando sono le 13. Puntuali con me anche Giovanni Annunziata. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Tu come stai adesso? Tu come stai senza campionato, senza allora, la Champions, senza tutto? Un po' meno male, perché comunque arriva la nazionale a Napoli, quindi fino a giovedì avremo di che parlare, a dire il vero fino a domenica, grazie a Dei, perché comunque giocheremo anche con Malta in queste prime due gare valide per la qualificazione al prossimo europeo. Due gare cerchiate in rosso anche dal CT Roberto Mancini, perché se ricordi, no, quando l'anno scorso comunque abbiamo giocato anche quello stralcio di Nations League con la depressione dell'aver mancato il mondiale eccetera, cosa diceva Mancini? Guarderemo a marzo per ripartire e mettere un nuovo punto e cercare l'europeo. Questo nuovo punto verrà messo proprio al Maradona, magari con dei Nazionapoli in campo, perdonami il termine davvero osceno, ma comunque viene sempre comodo di prima mano quando si tratta di Nazionali e di Napoli, una crasi per dire che Politano e Di Lorenzo vanno verso una maglia titolare in Italia e Inghilterra. Politano in realtà non ancora al 100%, però è chiaro che il rientro anticipato di Federico Chiesa, che ha avuto un infortunio nel corso di Inter-Juventus e gli è costato anche l'addio al ritiro della nazionale, è chiaro che questo aiuta l'esterno offensivo del Napoli a guadagnare qualche posto in gerarchia. Difficile invece immaginare Meret titolare contro l'Inghilterra. Direi direttamente Maradona. Impossibile, completamente impossibile. Se non facciamo un torto, dai, a Meretta dire impossibile, davanti a questo Donnarumma che non mi sembra imprevedibile. Ma comunque ci sono tante categorie di differenza tra Donnarumma e Meretta. Tante poi, non lo so, un paio tante, sì. Ma veramente tante, perché Donnarumma ha dimostrato nel corso degli anni tutto il suo valore. Meretta è un ottimo portiere, molto però interessante. Con Malta, secondo me, gliela fa fare la partita. Non lo so, vedremo. Dubito, perché comunque resta il solito discorso che in nazionale gioca quel portiere, ha sempre giocato il portiere titolare, continua a giocare il portiere titolare. Certo, questo poi è un tema che affronteremo anche dalle 13:20, quando avremo un luminare, per utilizzare un eufemismo, della materia. Intanto vi ricordo il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show, che potete anche scriverci account Instagram e Twitter Radio Punto Nuovo. A breve parlerà Roberto Mancini, anche per presentare quella che sarà la gara di giovedì contro l'Inghilterra proprio al Maradona. Intanto do una notizia di cronaca abbastanza importante, poi dopo andremo anche sulle parole del prefetto Palomba ieri a Sky Sport, che ha dato anche qualche dettaglio su quella che può essere la festa scudetto del Napoli, ovvero comunque la massima allerta per il match di giovedì tra Italia e Inghilterra, perché è in corso un vero e proprio piano anti-hooligans. Più di 2500 supporter provenienti dal Regno Unito saranno attesi tra le strade di Napoli. C'è qualche precedente spiacevole come quello del West Ham con i tifosi del Napoli, ricorderete l'amichevole dell'estate del 2009, era ben altro Napoli, un Napoli che da poco aveva scoperto anche Fabio Quagliarella. E non solo, staremo a vedere anche un po' quali saranno le scelte e quali saranno poi soprattutto il piano d'ordine, sperando che abbia effetti ben più efficaci e ben più tranquilli, rasserenanti rispetto a quanto visto invece in occasione di Napoli Eintracht. Tra le altre cose, su Napoli Eintracht si è anche espresso il presidente Gravina, che ha avuto parole però di elogio anche per il Napoli Calcio. Dice: ho provato dolore per la città di Napoli, è stata una vera e propria vergogna, chiunque abbia commesso un'azione da delinquente ha sfruttato l'occasione di una partita di calcio, e per questo va perseguito in maniera dura indipendentemente dalla sua nazionalità. Massima solidarietà ai cittadini e all'amministrazione napoletana,
ha spiegato il numero uno della FIGC ai microfoni del Mattino. E poi su De Laurentiis dice: servono strumenti tecnologici, ha ragione nel dire che bisognerebbe utilizzare il pugno duro come fece la Thatcher negli anni Ottanta. Servono appunto strumenti che consentano di prevenire fatti del genere e di assicurare rapidamente i violenti alla giustizia, ma anche strumenti legislativi adeguati affinché una volta individuati poi vadano a pagare realmente per i reati di cui si sono resi responsabili. Sul Napoli Calcio invece Gravina, che non ha sempre avuto una grande sintonia con Aurelio De Laurentiis, mettiamola così anche qui per utilizzare un piccolo eufemismo, dice: alla fine della scorsa stagione sportiva la proprietà del Napoli ha avuto il merito di capire e accettare che il costo della rosa non era più sostenibile, ha invertito la rotta affidando alla dirigenza e all'allenatore un compito chiaro: vincere con la forza e le idee dentro e fuori dal campo, indipendentemente dalla vittoria finale. Le attuali prestazioni del Napoli rappresentano una vera impresa sportiva, un esempio positivo per gli altri club. Poi noi tra un po', tra un 3-4 minuti andremo da Claudio Nofri, no, per aprire anche telefonicamente la nostra trasmissione. Però mi dai un commento sul duplice tema trattato da Gravino, ovvero il Napoli Calcio, quindi l'impresa che avviene con le idee, con la sostenibilità, un termine troppo spesso abusato, ma spesso e volentieri non ce ne vogliono gli altri colleghi, anche utilizzato senza alcun criterio, e poi i fatti di cronaca, ovvero gli hooligans che potrebbero approdare a Napoli, 2500 tifosi inglesi attesi tra le strade del centro cittadino campano, con la speranza che insomma si vada verso un piano di sicurezza decisamente migliore rispetto a quello offerto contro l'Eintracht. Per quanto riguarda il modello Napoli, perché di modello Napoli chiaramente stiamo parlando, non scopriamo di certo oggi quello che sta facendo De Laurentiis e i risultati fondamentalmente che ha ottenuto fino ad adesso. È un modello vincente sotto il punto di vista della gestione, della voglia di esprimere, di crescere quello che ha lui in mente, e crescere con il Napoli, perché il Napoli, ricordiamo che da quando è arrivato De Laurentiis è cresciuto in una maniera incredibile, questo gli va riconosciuto. E se in questo percorso di crescita ci metti il ritorno alla vittoria dello scudetto, allora significa che è un percorso buono. Dopo 33 anni ritorna allo scudetto a Napoli, quindi il progetto da imprenditore di De Laurentiis è vincente, senza il minimo dubbio. È riuscito nel suo intento anche vincendo, e questa vittoria ti porta anche nuovi introiti, ti porta un maggiore appeal, ti porta eventualmente anche nuovi sponsor, perché vanno ad investire nella tua squadra, quindi ci sono tante cose che migliorano, che vanno avanti, tutto questo senza andare a rischiare troppo economicamente, senza fare spese folli, fondi esteri che abbiamo visto, rivisto, ne abbiamo sentito parlare, proprietà straniere, senza, come dicevo, spese che sono fuori, diciamo, dalla portata, fuori dal normale. Questo modello De Laurentiis lo dobbiamo riconoscere, sta funzionando senza rischiare e adesso vincendo pure. Per quanto riguarda invece l'altro discorso, quello degli hooligans, io temo, però sono anche un po' maggiormente fiducioso. Temo chiaramente che possa succedere qualcosa, come l'abbiamo visto solo una settimana fa, perché di 7 giorni fa stiamo parlando della sfida contro l'Eintracht, della presenza dei tedeschi qui a Napoli. Però c'è sicuramente un altro aspetto che è sicuramente migliore, ovvero il fatto che non arrivano con l'intenzione unica di vendicare, tra virgolette, perché lì si è trattato un po' di vendetta, sì, della vendetta del mancato accesso allo stadio, della vendetta di quanto accaduto all'andata. In questo caso si tratta fondamentalmente di chiaro, se dovessero essere veramente gli hooligans, un po' di scompiglio te lo vengono a creare, perché certo, sono hooligans, non li scopriamo di certo oggi. Però mi aspetto anche una sorveglianza differente, perché questi sono tifosi che vengono scortati allo stadio e non vengono allontanati dallo stadio come è successo in occasione di Napoli Eintracht. Quindi
mi aspetto, diciamo, un po' di tensione, un po' di preoccupazione, però comunque non credo che succederanno proprio le stesse cose, anzi. Possiamo andare intanto dal nostro primo ospite di giornata, Claudio Nofri, che tra un po' andremo a dare il ben ritrovato. Io approfitto anche per ringraziare Lello da Quarto, che poi ci dà un bellissimo spunto, ci scrive al 380 127 2000, ovviamente un po' di sfottò tra tifoserie, siamo primi in tutte le statistiche, tranne i gol viziati da falli di mano, quella la Juventus è prima, e poi il tricolore è cuscito, l'Aia avanti con i giovani, Marchetti, Colombo, Sozza, via i pachidermi, Orsato, Banti, Valeri e Mazzoleni, quindi anche un tema arbitrale sempre molto caro a Lello da Quarto, che poi noi in questi giorni anche di sosta del campionato andremo a trattare anche un po' quello del ricambio generazionale insieme all'Aia, perché un paio di cose positive finalmente si sono viste, anche se è un po' strano dirlo ovviamente dopo l'episodio controverso in Inter-Juventus. Nulla per carità contro la buona fede, ma la fede assolutamente, semplicemente per l'applicazione del protocollo VAR che ancora ha molti punti interrogativi. Però andiamo al telefono, è un grande piacere ritrovare, possiamo dirlo, un amico di Radio Punto Nuovo, Claudio Nofri. Claudio, grazie sempre. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Claudio, si va sulla sosta delle nazionali, si va alla sosta per le nazionali con un Napoli a più 19 sulla seconda. Io potrei già terminare qui la mia frase, chiudere la trasmissione, sì, e salutare, ma ricordi mai un dominio tale? Perché anche Juric, quello che ha detto poco prima di Torino-Napoli, io da quando sono in Italia non ho mai visto una squadra del genere. Sono pienamente d'accordo con tutti quelli che decretano questo giudizio, perché sinceramente io non ho mai visto una cosa continuativa, ecco, perché ci sono dei periodi in cui molte squadre magari attuano un gioco propositivo, risultati eccetera, ma qui è dall'inizio del campionato che vediamo una squadra che è organizzata, volitiva, aggressiva, che ha mille soluzioni in attacco, che ha giocatori straordinari, è inutile nominare i due che salgono sul podio in questo caso, però sono tutti quanti, è veramente una rosa messa a disposizione di un allenatore che sta creando veramente un parterre eccezionale. Io sono veramente affascinato, ogni qualvolta mi sintonizzo in televisione e vedo il Napoli, mi piace veramente da sportivo, da appassionato di calcio, vedere tutti quelli che si muovono contemporaneamente per attuare i propositi che hanno studiato in allenamento. E ripeto sempre l'ammirazione per Spalletti, l'ammirazione per i giocatori, ma soprattutto per chi li ha presi, che è Cristiano Giuntoli, che è veramente un talento assoluto nello scouting mondiale, per cui devo dire che è tutto strameritato quello che sta facendo il Napoli, non c'è nessun tipo di casualità, diciamo, è veramente un qualcosa di straordinario. Parlando di scouting, ci proiettiamo un po' più avanti, pensando anche, diciamo, un po' al futuro. Osimhen sarà difficile da trattenere con questi famosi 150 milioni che potrebbero arrivare dalla Premier. In tal caso, che lavoro ti aspetti da parte di De Laurentiis e Giuntoli? Ma sicuramente un lavoro che nel caso è già stato comunque attuato, perché qui appunto oltre alla bravura c'è veramente la rapidità di prevedere alcune soluzioni, non so, il Koulibaly della situazione, poi ti arriva Kim che non solo non fa rimpiangere ma addirittura sembra meglio, per cui sono convinto che certo non è facile, perché questo è uno dei migliori centravanti al mondo in questo momento, per come sa attaccare gli spazi, per come sa poi concludere le azioni, per come sa insieme a Caraschegna attuare delle situazioni che diventano pericolosissime per gli avversari sempre. Però ripeto, al di là dei nomi e dei cognomi, qui c'è un gioco di squadra che valorizza appieno tutti i protagonisti, tutte le individualità appartenenti a questa rosa straordinaria, e quindi mi fido di Giuntoli. Giocando un po' di scenario, Claudio, tra il dare continuità e anche fiducia a due ragazzi che
per colpa, tra ville virgolette, utilizziamo il termine colpa, di Victor Osimhen non stanno avendo spazio e parliamo di Simone Raspadori, oppure punteresti su per esempio un ragazzo come Højlund? Mi dicevi, scusa, ho o puntare un ragazzo, su un ragazzo come Højlund, cioè dare conferma a Raspadori e Simeone, saranno loro gli eredi in casa, oppure prendere anche Højlund? No, ma sono convinto che qualsiasi tipo di scelta apparterà veramente alla qualità che ormai si è intravista da molto tempo con l'operato appunto di Giuntoli. Su questo non c'è. Certo, devo dire, mi dispiace, mi dispiacerebbe, perché a vedere Osimhen giocare, ragazzi, è una roba. Højlund è giovanissimo, 2003 se non sbaglio, e quindi giocatore che sicuramente potrà ancora crescere il proprio valore, però ripeto, io sono estasiato ogni qualvolta la palla arriva al georgiano o a Osimhen. Dico, qui succede qualche cosa sicuramente, per cui è ovvio che insomma non è facile, ecco, una sostituzione del genere, anche se poi introiti tanti milioni, e quindi hai lo spazio per poter poi verificare altre situazioni che potrebbero diventare lo Osimhen del futuro. Però insomma non so come andare avanti. Io, a me dispiacerebbe veramente molto, ecco, perché qui adesso si è assunta una posizione di primo livello in Europa, non solamente in Italia, e per mantenerla è ovvio che per quanto riguarda i fuori classe che appartengono a questa cosa, bisognerebbe cercare di mantenerli, addirittura accoppiarli. Poi tu hai fatto un nome, ecco, questa è un'altra caratteristica principale secondo me del Napoli, perché quando entra Simeone, e comunque così tutti gli altri che sono in panchina, ci mettono l'anima per far capire che sono protagonisti, che sono all'altezza di quelli che sono usciti, e questa è una caratteristica straordinaria, perché non c'è mai nessuno che denota, diciamo così, una delusione per entrare a 10 minuti della fine della partita. È una squadra completa in tutto: talento, organizzazione, capacità di prendere giocatori, e poi c'è anche quello stadio che insomma non è assolutamente da meno, no? Assolutamente. Claudio, noi come sempre ti ringraziamo per essere stato dei nostri e ti auguriamo buona giornata. Un abbraccio. Grazie, è un piacere anche per tutto me. Nostro, buona giornata. Davvero, grazie mille a Claudio Onofri, ex capitano del Genoa, osservatore che spesso ci dà una mano anche nel tratteggiare il momento di casa Napoli e non solo. Facciamo così: primo stop and go di giornata e poi rientriamo, parliamo anche di nazionale, parliamo anche di un tema che prima abbiamo iniziato a tratteggiare con Giovanni, quello del portiere, a tra poco. Allora, dato che spesso è anche nostro ospite Omaha Tugba, membro dell'entourage di Osimhen, giornalista, amico intimo del bomber del Napoli, lo ringraziamo anche per la segnalazione via Twitter, perché scrive: ignorate qualsiasi storia che gira intorno e sta girando intorno ad Osimhen, secondo cui starebbe segnando tantissimo perché molti ragazzi giovani in Africa starebbero puntando soldi sui suoi gol. Osi non incoraggia il gioco d'azzardo e mai lo farà. È una notizia falsa, it's fake news, così chiude sul proprio account Twitter Omaha Tugba. Sì, questa è una storia che magari per i meno attenti aveva iniziato un po' a gironzolare tra i vicoli dei social, tra i vicoli del Twitter Napoli. Insomma, sono quelle storie che nascono così, che neanche ti riesci a capire come viene fuori, e poi prendono incredibilmente fuoco. C'è anche qualche vocale WhatsApp che alimenta tutto. Alla fine meglio così, che è arrivata subito una smentita a fare un po' di chiarezza. Sui social invece chi ha fatto tanti complimenti al Napoli nel corso di Bobo TV, ovvero Gianluigi Buffon, perché dice: Spalletti già la Roma aveva fatto vedere qualcosa di diverso, il Napoli adesso è una vetrina unica
per il calcio italiano, fa divertire, gioca un calcio vero. L'unico outsider però in Champions è il Benfica, ma in caso di semifinale con gli azzurri non so se i portoghesi poi riuscirebbero a passare il turno. Questo gioco non si è mai visto e questa squadra mi entusiasma più di quella di Maurizio Sarri. Poi sulla Champions dice: il Napoli è stato fortunato nel sorteggio, sarà come una partita di campionato, può arrivare fino in fondo e sarei felicissimo nel caso. Queste le parole di Gigi Buffon, che sempre è stato molto corretto anche nelle sue disamine anche in favore del Napoli. Intanto dovrebbe esserci il comunicato ufficiale del giudice sportivo, perché arrivano due turni di squalifica a Danilo D'Ambrosio con ammenda di 5.000 euro per comportamento non regolamentare in campo e per condotta gravemente antisportiva e per essersi anche avvicinato a un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo. E poi una giornata di stop invece con ammonizione e ammenda da 10.000 euro a Leandro Paredes per comportamento non regolamentare in campo. Ovviamente parliamo della rissa che si è conclusa al termine di Inter-Juventus. Decisioni pesanti anche dopo il derby di Roma, con il giudice sportivo che ha squalificato per una giornata con ammenda da 10.000 euro Brian Cristante per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per aver assunto atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell'intento di affrontarlo in quanto fermato da un assistente. Stessa cosa anche per Adam Marusic, con 15.000 euro di ammenda per avere al termine della gara assunto un atteggiamento gravemente provocatore e volgare nei confronti del calciatore della squadra avversaria. Una giornata di squalifica invece per il povero Ibanez, che è classico doppia ammonizione in questo marasma di squalifiche, esterismo, provincialismo. Io non riesco a capire una cosa: ma perché Mancini non viene mai squalificato? È vero. Adesso, ok, è stato squalificato perché per somma di ammonizioni e tutto, però io nel post partita ho visto una sua manata evidentissima in faccia, se non sbaglio, a Marusic in quel parapiglia finale. Ci sono tanti video che fanno vedere a Mancini che con una faccia solita sua, arrabbiata, che va a mettere la mano in faccia a Marusic. Ma perché non è stato squalificato? Lui deve avere una giornata per la somma di ammonizioni più un'altra giornata di squalifica per questo. Poi c'è anche la ricostruzione di Lotito, no? Di aver visto un calciatore se non sbaglio era lui. Questo non lo sappiamo, scarichiamo le responsabilità sulle parole di Lotito, però dalle ricostruzioni anche il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Mancini questo assaltatore nudo, che mi viene anche un po' da ridere nell'immaginare questa scena, insomma, senza alcun freno. Lui Mourinho sono l'immagine dell'arroganza senza neanche meriti, fondamentalmente, perché Mancini è un giocatore scarso, perché scarso non è assolutamente un giocatore da grandi livelli. Quando lo vai a puntare ti può fermare in un modo, giocando sporco, o anche in un altro modo, facendo fallo, perché non è gioco sporco fare fallo, è semplicemente un lavoro tattico, definiamolo così. Ma lui gioca veramente tanto sporco, non mi piace minimamente come calciatore. Una cosa buona, ovvero l'impostazione, un po' di qualità. Insomma, anche qui. Comunque abbiamo visto il gol contro la Juve, abbiamo visto l'assist a Zaniolo in finale di Conference League lo scorso anno. Tra Annunziata e Mancini scelgo Annunziata, palla al piede. Perché lui non è il mio Mancino. Con tutto il rispetto. Nonostante si chiami Mancini. Sì. Passami la battuta, però. Comunque. Quasi chiamo già Pietro De Concilis, guarda, per salvarci. Questo siparietto. Sì. Buongiorno Pietro. Pietro, mi dai anche la tua sul marasma che abbiamo visto in questo momento, e poi da portiere voglio anche il tuo commento su quello che diceva prima Giovanni Annunziata, perché su questo ci siamo un po' divisi. Allora ti scorporo la domanda in due parti: la tua considerazione sugli isterismi post Inter Juve e post Roma Lazio, e poi per Giovanni ci sono tante categorie di differenza tra Donnarumma e Meret. Per me invece tra questo Donnarumma e questo Meret ce ne sono al massimo un paio, ma forse uno o due a voler essere generosi. Un paio sono già tante per me. Per me sono già tante categorie. Per me Meret se lo può giocare il posto da titolare, no, con questo Donnarumma. Però risposta a Pietro sui due temi.
Allora, per quanto riguarda l'Inter-Juve, io in queste ore ho provato a maturare un'idea anche su quello che è stato anche l'interruzione dei 4 minuti. Credo che dopo una review di 4 minuti, se davvero non c'è un'immagine chiara, secondo me poi tra l'altro ci si è concentrati molto sull'eventuale fallo di Rabiot, dove tra l'altro c'è anche un video in cui sembra non toccare la sfera, è più fallo di mano quello di Vlahovic in conduzione palla, semmai dopo il tocco della pancia, dello stomaco, e poi cambia un po' rotazione la palla, se proprio vogliamo dire del fallo di mano. Però sappiamo anche che quando non c'è una chiara dimostrazione si va verso la decisione di campo. Poi dico anche che se c'è un VAR che poi fa aspettare anche 4 minuti in campo e non va bene neanche quella decisione, allora comincio a farmi delle domande sul VAR stesso e sull'accettazione dell'on-field review, ma in generale di ciò che succede anche in sala VAR. Detto questo, per quanto riguarda Lazio-Roma, scarso credo che forse un termine un po' forte per Mancini, magari sì, riferito all'alto livello su cui viaggia la Roma, può essere. Però Mancini, essendo un giocatore di Serie A, credo che scarso non sia, è un giocatore molto molto cattivo, che forse va molto oltre. Pietro, tu devi sapere che io sono molto condizionato dalla questione di un calciatore che gioca qualcosa eccessivamente sporco. Noi abbiamo avuto l'esempio di Chiellini che ha fatto qualcosa. ti sto spiegando che ricorda un po' Chiellini per alcune cose, però lui ci va tra virgolette sporco. Chiellini aveva questo modo di giocare non pulitissimo, però comunque lo faceva nella maniera corretta. Lui invece va nel proprio il calciatore che ti va a dare fastidio, non esclusivamente puntando sulle sue qualità, ma soltanto su quello, soltanto sull'andare a picchiare il giocatore a gioco fermo, allo strattonare, al provocare in continuazione. Il calcio è sicuramente in parte questo, però per lui sta diventando esclusivamente questo. E onestamente, quando lo puntano, io vedo che lo saltano sempre in velocità, nello stretto, in tutto. Non mi sta neanche più piacendo come calciatore nelle basi di un difensore. Però volevo anche il commento, sì, di Pietro, prima poi dello stop and go, sulla questione Donnarumma Meret. Sì, no, per chiudere, per quanto riguarda Donnarumma Meret, sono un po' più orientato verso la versione di Giovanni, nel senso che io su Donnarumma non ho mai avuto dubbi e continuo a non averne, per quanto lui abbia avuto, secondo me, una crisi tecnica al Paris Saint Germain, nel senso che, come ha detto qualcuno, e probabilmente ha ragione, non ha avuto un sensibile miglioramento da quando ha lasciato l'Italia sotto il profilo tecnico, perché ha delle sbavature a volte rispetto ai miracoli che fa, perché per sottolineare gli errori di Donnarumma spesso passa in secondo piano i miracoli che fa anche nella partita, non ricordo quale di preciso, se non erro proprio in Champions League, fece 3 miracoli incredibili anche in controtempo un paio, però ovviamente quando succede ad un portiere un mezzo errore viene sottolineato e balza all'occhio molto di più l'errore. Allo stesso tempo il Meret di quest'anno si è avvicinato molto ai livelli di Donnarumma, secondo me non ancora raggiunti, per anche motivi forse fisici, ma anche soprattutto di personalità, che è la cosa che ha sicuramente costruito in quest'anno anche grazie ai risultati della squadra Meret. Però non lo vedo ancora a livello di Gianluigi Donnarumma, con tutto il rispetto ovviamente per un ragazzo che è ancora giovane e a piena maturità come Meret, che è un classe 97. Stop and go, e apriamo poi la pagina dedicata alla Salernitana tra poco. Due brutte notizie in casa Salernitana. La prima è una multa che arriva dal giudice sportivo per avere i suoi sostenitori al 24esimo del secondo tempo lanciato un fumaggio sul terreno di gioco, quindi 2000 euro di ammenda alla Salernitana. Ricordiamo poi il turno di stop allo squalificato Mbala Nzola, che salterà la gara tra il suo Spezia e la Salernitana proprio il 2 aprile alla ripresa del campionato. E poi lo spavento a dir poco per il Memo Ochoa, che ha tardato alla raduna nazionale messicana per un guasto al volo, che è all'aereo che lo ha portato in volo da Madrid appunto a Città del Messico, con tanto di atterraggio di emergenza a Maiorca, con momenti di panico per tutti i passeggeri, raccontano i media centroamericani. Tutto per fortuna è andato per il meglio, ed il portiere ha tenuto poi a ringraziare anche via social il comandante, definendolo un eroe senza mantello. Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno, grazie mille per essere dei nostri.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Insomma, lo spavento per il Memo Show sarebbe stato uno spavento, immagino, condiviso anche da tutti i tifosi della Salernitana, perché comunque parliamo di un calciatore che nel giro di qualche mese è già diventato un senatore assoluto di questa squadra, o esageriamo? Certamente, la grande paura, potremmo dire. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Sì, Ochoa certamente è uno dei punti fermi di questa Salernitana varata da Sousa, ma al di là del fatto tecnico ovviamente c'era la preoccupazione per quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo. Possiamo dire adesso sospiro di sollievo per Mazzocchi, che ricordiamo si era fermato nel corso di Salernitana Bologna. Diciamo che anche questa è una buona notizia, perché subito dopo la gara si era temuto per il peggio del giocatore, che era già reduce, come ricorderete, da un brutto infortunio. Meno male che anche in questo caso poi le analisi hanno, come dire, tolto questa possibilità di un altro infortunio grave, e quindi per Mazzocchi decisamente un sospiro di sollievo. Sono quelle situazioni che nel corso di un campionato poi possono far prendere la bilancia da una parte o dall'altra. Mazzocchi non è già al 100% perché sta recuperando da un brutto infortunio, quindi ha bisogno di giocare, di recuperare la sua capacità fisica. Un'altra botta ne rallenterebbe ulteriormente il cammino. Direttore, ecco, durante questa sosta c'è la sensazione che possa essere da una parte molto importante per Paolo Sousa per lavorare sulle sue idee tattiche e non, per capire anche quale sia la vera Salernitana di Paolo Sousa, che in parte abbiamo già imparato a conoscere, chiaramente anche molto diversa da quella della gestione Nicola. Dall'altra mi chiedo se anche la nuova sconfitta del Verona, il punticino comunque importante conquistato dalla Salernitana, non possa far stare anche troppo tranquilli da un certo punto di vista i Granata in vista della ripresa. Ma sai, questo poi è una casetta che va costruita mattone dopo mattone. Satana era finita in un bar molto molto pericoloso. Diciamo che solo ha fatto il grosso, almeno in questa fase, quello cioè di sollevare la squadra, di consolidare la classifica e soprattutto il vantaggio contro le altre formazioni. Credo che questa sosta gli possa dare ulteriore forza, perché è chiaro, la Salernitana resta una squadra in convalescenza, l'abbiamo visto col Bologna, formazione quando trova squadre decisamente più brave dal punto di vista tattico ha qualche difficoltà, soprattutto nell'impostare il gioco. Però sai, la mossa di Piontek di Sosa ha spiazzato il Bologna, lì a quel punto la partita la si doveva vincere. Non si è vinta perché evidentemente la squadra resta in convalescenza e quindi ha ancora dei problemi. Però in tutto questo marasma guadagna un punticino, Verona perde, e quindi non è male, insomma. Direttore, era meglio affrontare subito, anche un po' a caldo, lo Spezia, gara comunque decisiva o quasi per il campionato della Salernitana, oppure questa sosta può aiutare ulteriormente? Io penso che la sosta aiuti ulteriormente. È chiaro che Sousa potrà lavorare su determinati meccanismi, recuperare qualche giocatore, partire il fiato a qualcun altro, quindi credo che la sosta sia giusta. Poi sai, decisiva probabilmente solo se la Salernitana vince, che se vince ovviamente si porta in una situazione di classifica quasi al sicuro. Per il resto il campionato di Serie A in segno, bisogna stare attenti fino alla fine. Allegri in questi giorni è tornato a parlare dell'episodio, il famoso episodio di Juve Salernitana, quel gol annullato per fuorigioco. Salernitana e Salerno come stanno reagendo a questo continuo mettere in mezzo, rievocare questo, diciamo, quell'episodio che comunque è diventato tra virgolette famoso per la sponda bianconera? Lo sai che ti rispondo con un grande film del grande Salemme: Mai rubare a casa dei ladri. Beh, direttore, assolutamente ermetico in questo. Direttore, però, concentrandoci su quello che è il cammino della Salernitana, ma anche sul campionato in generale, ecco, non emerge anche da questo campionato di Serie A, e questo forse è più ragionamento da ampio respiro che andiamo a fare, l'ennesima dimostrazione di come forse questa Serie A non regga più un campionato a 20 squadre? Problema che
verità, solo il Covid ne aveva frenato l'intenzione di una riforma. È chiaro che i problemi ci sono, sono pochissime le squadre che riescono a far conciliare la parte tecnica con la parte economica. Ci è riuscito più o meno il Milan lo scorso anno, negli ultimi anni, ci è riuscito benissimo il Napoli in questa stagione, altre sono squadre rovinate. Che sia un campionato falsato e dopato da un punto di vista economico non è il primo, cioè, non è che lo scopriamo adesso. Se andiamo a vedere, forse la Lazio, quello dice, insomma, che il braccino sempre un po' in qualche modo riesce a stare nelle reti. Poi deve essere un campionato falsato, ma vedi la storia della Sampdoria, al di là di tutto, dell'affetto, della simpatia, della formazione genoana. Anche qui, come lo scorso anno, ci siamo di fronte ad un campionato falsato, perché la Samp non deve essere proprio iscritta. Per salutarci, direttore, un'ultima considerazione, magari allargando anche verso la prossima stagione, che sia Paolo Sosa l'uomo che tutta Salerno finalmente aspettava? Ma io mi auguro di sì. Il problema è questo: c'è un po' la possibilità di un valzer di allenatori incredibili, nel senso che l'italiano potrebbe andare alla Juventus, Juric potrebbe andare alla Fiorentina, Sosa nel mirino di Cairo, quindi c'è il problema di Pioli a Milano, di Mourinho a Roma, quindi si prospetta, si potrebbe prospettare un valzer di allenatori davvero, davvero incredibile. È chiaro che un tecnico come Sosa può essere al minimo di qualche club che va per la maggiore. Io mi auguro che possa restare a Salerno. Sosa comunque è un allenatore propositivo, un maestro di calcio, quindi con lui certamente si può avviare. Una volta raggiunta la salvezza, si può ragionare per avviare un ciclo, e questo sarebbe molto importante per la sanità. Direttore, come sempre un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo. Alla prossima. Piacere a voi, ragazzi. Grazie mille al direttore di Cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo. 60 secondi, parliamo di Benevento e poi di tantissima Serie C, tra poco. Allora, parlando di Benevento, caro Pietro De Concilis, noi dobbiamo anche ragionare su quello che è purtroppo uno scenario che ieri abbiamo solamente toccato. Spesso abbiamo fatto il paragone, no? Con il caso Crotone, però il Crotone ha dovuto vivere anche un assestamento economico piuttosto pesante. Molto pesante, direi, anche perché il Crotone, che aveva una rosa probabilmente anche simile per valori tecnici e per valore degli stessi calciatori della compagine pitagorica e per ingaggi soprattutto, che non rispecchiavano certo un campionato di Serie C e probabilmente per gran parte anche non un campionato di Serie B, e questo lo stavamo sottolineando anche nella giornata di ieri. Poi nella seconda retrocessione della squadra calabrese abbiamo vissuto e abbiamo registrato il ritorno del figlio del presidente Vrenna, ovvero Raffaele Vrenna, che ha ripreso le redini della direzione generale della compagine crotonese, e da lì ovviamente si è aperta una nuova pagina, un Vrenna bis per quanto riguarda chiaramente Vrenna Junior, con Gianni che invece è il patron, che però non è riuscito, almeno fino a questo momento, ad operare l'immediata risalita del Crotone. Questo è il pericolo che ovviamente corre, in parte, non ce lo auguriamo, il Benevento del presidente Oreste Vigorito nel caso di retrocessione in Lega Pro, perché sappiamo benissimo quanto rappresentino delle sabbie mobili campionati come quello di Serie C. Difficile uscirne, difficile salire, e questo lo sa benissimo il Benevento, che ci ha messo 87 anni per salire in cadetteria. E questo fa sì anche che ci siano delle riflessioni da fare in tal senso, in ottica futura, perché si rischia davvero tanto quando poi hai sognato, hai toccato con mano la Serie A, lo hai fatto due volte, di ripiombare nello sconforto più totale, l'ambiente, anche le componenti stesse della società e non solo, anche dell'area tecnica, poi rischiano di essere inquinate e anche per certi versi demoralizzate, e poi non si riesce più a venirne fuori per un bel po' di tempo. Allora, intanto che raggiungiamo il nostro prossimo ospite per parlare anche
tanto di Serie C. Queste saranno due settimane anche molto intense per la formazione di Stellone, perché ha programmato il tecnico Sannita, pensate, 11 sedute di allenamento in 6 giorni. 11 sedute di allenamento in 6 giorni. Da lunedì a venerdì ci saranno soltanto doppie sedute, con la sola giornata di sabato in cui ci sarà una mattutina prima del rompete le righe. Poi all'orizzonte, ricordiamolo, il rush finale di campionato, con la situazione del Benevento che si è complicata ulteriormente dopo la sconfitta di Pisa e poi le concomitanti vittorie di Perugia, del Venezia, del Cosenza. Insomma, 24 punti ancora a disposizione per continuare a credere nella salvezza. Però parliamo di Serie C, e allora onori di casa a Pietro De Concilis. Sì, perché ritroviamo uno dei tanti amici di Radio.Nuovo, come il direttore di UTC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben trovato e grazie come sempre. Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, ripartirei, Ale, se sei d'accordo, anche da quello che dicevamo, perché sì, noi mettevamo a confronto, Ivan, quello che è il caso Crotone in Serie C. Occupandoci anche di Benevento, stiamo vivendo anche quella che è una lenta e inesorabile discesa di questa squadra, ora allenata da Roberto Stellone, presieduta da Vigorito, che rischia per certi versi di fare la stessa fine, se così vogliamo definirla, del Crotone di Vrenna. Ecco, la stagione del Crotone rischia di diventare un po' l'emblema delle grandi nobili decadute che hanno toccato con mano la Serie A un paio d'anni e poi inesorabilmente quasi scendono, calano una volta in Serie B, perché non riescono poi più a ritrovare anche gli stimoli dal punto di vista societario e tecnico, e si fanno poi degli errori imperdonabili. Beh, sì, può starci questa ricostruzione. La Serie B è un campionato, è un po' un purgatorio, no? Ed era un campionato molto difficile da affrontare anche per le società e per chi sale, perché deve far fronte anche a impegni economici molto diversi rispetto a quello del campionato di Serie C, e lo è però anche per chi scende, perché comunque si porta dietro, è vero che c'è il paracadute, però se sei stato poco in Serie A sono più, insomma, i pesi che ti porti dietro per aver, perché comunque c'è da organizzare una squadra in maniera diversa, poi non sempre è semplice saper reagire, poi nel caso del Crotone specifico ci fu anche la decisione di spararsi da Orsino, che insomma era stato un dirigente che insomma ha fatto un po' la storia del Crotone, che comunque nelle fasi di difficoltà è una garanzia, quindi sì, sono un po' diverse anche come stagioni, secondo me, quella dell'anno scorso del Crotone, quella di quest'anno del Benevento. È diverso anche il campionato, secondo me quello, la Serie B di quest'anno è un livello molto alto, quindi ci sono anche altre spiegazioni, però quella ricostruzione che facevi è abbastanza corretta, detto che poi volendo guardare il bicchiere, insomma, non voglio dire mezzo pieno, perché mi sembra francamente un'esagerazione, però comunque per esempio il Crotone, pur avendo fatto da spettatore l'impresa di Catanzaro in questa stagione in C, è riuscito comunque a costruire una squadra competitiva e secondo me è il favorito per i playoff. Mezzo pieno è troppo, però qualche si riesce a ripartire, ecco. Ivan, esagerato dire, per concludere poi anche l'ultima considerazione, no, a cavallo tra la B e la C, che è un po' più semplice per una squadra restare e galleggiare in Serie B che invece scendere e riprovarci subito, perché a volte la C è talmente complicata che devi costruire una squadra che poi quasi sempre ti consente il doppio salto. È molto, sì, è molto più complicato fare, diciamo, su e giù da B e C, e invece galleggiare non è una situazione invidiabile, perché la B prosciuga tanti soldi a livello economico, e poi quando inizi a galleggiare rischi di abituarti a star lì e non avere particolari ambizioni. Però sì, diciamo che scendere e risalire può essere abbastanza complicato, tutto dipende dall'approccio che poi la società ha, dalla correttezza delle scelte che fa anche a livello di dirigenti, di allenatori. Però sì, soprattutto al sud, dove comunque sappiamo che in Serie C ci sono tante piazze di un certo livello, è
è un salto all'indietro che, visto con la prospettiva di volerne fare subito uno di nuovo in avanti, è abbastanza duro. Nel girone C la Campania non sta vivendo una grande annata, in realtà è da un po' che non vive grandi stagioni. L'ultima ad essere promossa infatti è stata la Juve Stabia, ricordo 2018-2019. A cosa è dovuta questa involuzione? Perché fondamentalmente stiamo parlando di un'involuzione del calcio campano. È difficile, sai, perché poi quando fai diciamo un discorso così ampio è difficile trovare un tema conduttore. Sicuramente ci sono alcune delusioni, poi insomma, delusione del calcio campano forse non è l'anno giusto, ecco, per dirla, se guardiamo alla Serie A. Secondo me vanno viste caso per caso. L'Avellino, che forse è la principale delusione, nonostante poi sia di fatto quella più in alto in classifica tra le campane in C, comunque vive una stagione molto strana, molto particolare, che insomma non sta soddisfacendo i tifosi. La Juve Stabia è da un po' di anni che la vedo più in difficoltà, perché insomma è una società che comunque storica e tutto quello che vogliamo, però da un po' di anni, 3-4 anni fa, la vedo in una situazione un po' diversa, ecco. Onestamente, negli altri casi, francamente, le vedo come società, diciamo, di stampo un po' troppo lontano da queste due, soprattutto dall'Avellino, per poterle mettere insieme, perché comunque Giuliano, Gelbi sono società di un'altra, insomma, con altre ambizioni, di un'altra dimensione. Anche la stessa Turris, che l'anno scorso aveva fatto bene, quest'anno non sta andando, diciamo, nel migliore dei modi, però rimane una società che non ha gli obiettivi di un Avellino, per dirla. Ecco, Ivan, parlavi di Turris, parlavi di Juve Stabia, sono due delle squadre, delle tante squadre che in questo girone C, se non vado errato, sono in 13 ad aver cambiato allenatore quest'anno, tra l'altro su 20 squadre del raggruppamento centro-meridionale. Ti chiedo se questa isteria che ha caratterizzato soprattutto Castellammare e Torre del Greco su tutte probabilmente, perché nel giorno d'andata sono andati dalle parti del presidente Colantoni almeno 4 allenatori diversi, dopo le dimissioni di Colucci invece a Castellammare Sandro Pochesci, ennesimo fallimento, adesso Walter Alfredo Novellino Ter per quanto riguarda le Vespe. Ecco, questa isteria è sinonimo anche di una mancanza, oltre che di pazienza, a volte anche di programmazione, secondo te? Sì, sempre, perché quando inizio a vedere una stagione in cui ci sono già 3 allenatori, figuriamoci 4, perché poi formalmente anche nel Juve Stabia, con quel breve periodo di Lucenti ad interim, di fatto sono stati 4 ad andare in panchina, è chiaro che ci sono un po' di idee confuse, un po' si ascoltano troppe campane, perché a volte, secondo me, anche quello l'errore che fanno le proprietà e i presidenti, cioè si affidano anche al direttore sportivo, però poi vogliono, insomma, si circondano anche di tante altre opinioni, non sempre corrette, ma magari anche a volte in maniera in buona fede, però non c'è una direzione chiara nei progetti, e questo tipo di scelte di solito non vanno mai troppo bene. Anche qui fare una distinzione, nel senso che, per esempio, vista dalla prospettiva della Juve Stabia, cambiare ora credo sia un modo per provare ad approcciare i playoff, che sono insomma ancora da conquistare, però nel migliore dei modi, magari con una spinta diversa. Di solito non è una scelta che va particolarmente bene, che porta poi troppa fortuna, però per interpretarla credo che sia questa la chiave corretta. Ivan, per salutarci ti chiedo ovviamente un commento sulla clamorosa stagione del Catanzaro, e più che una domanda poi una speranza. Intravedi una campana che magari nel giro di 1-2 anni, non dico può emulare quanto fatto al Catanzaro, perché è davvero complicato, però che può seguire quelle orme? Allora, beh, insomma, a Catanzaro vanno i complimenti,
per forza, per una cavalcata veramente incredibile. Sul discorso della campana ti dico ad oggi no, anche se ovviamente dovesse, insomma, vedremo come va a finire il Benevento, dovesse pretendere, è facile dire, immaginare che possa fare una stagione di vertice. In generale però credo che possa essere un insegnamento anche per le campane la cavalcata di Catanzaro, da una grande lezione, perché a Catanzaro il presidente Noto ha speso tanti soldi negli anni, l'anno scorso è stata una stagione molto particolare, perché di fatto il Catanzaro, la squadra, il lavoro che poi ha portato alla promozione di quest'anno lo ha fatto già l'anno scorso, ha impostato l'ossatura della squadra già a gennaio dell'anno scorso, nel mercato di gennaio del 2022, quindi un anno e mezzo fa, se consideriamo la fine di questo campionato, e poi ha avuto pazienza di aspettare. In estate ha fatto dei ritocchi, anche in questo mercato di riparazione, insomma, ha fatto dei ritocchi guardando già un po' alla B, però l'ossatura l'ha messa lì e non ha avuto una lunga coerenza. Quindi secondo me a volte avere pazienza e costruire, non voglio dire progetto perché è una parola strabusata, però un'idea di squadra che magari non guardi soltanto alle prossime 5-6 partite, ma che insomma punti a durare, a volte non è soltanto un luogo comune, ma è una cosa che effettivamente dà poi dei risultati se hai la fermezza di crederci, ed è una cosa che nel calcio succede molto molto raramente, perché il tutto è su, vogliamo il tutto il subito, e non sempre porta a buoni risultati. Ivan, grazie davvero per essere stato dei nostri e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi ancora per l'invito, buon proseguimento. Buon lavoro al direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Non me ne vorrà Pietro De Concilis, però una notizia di cronaca importante per tutto il calcio italiano, perché è in corso un supplemento di indagine per cori antisemiti nella curva della Lazio, questa decisione del giudice sportivo dopo quanto emerso anche dal referto, che e novità, ovviamente dalle indagini, che novità verrebbe da dire, dalla Procura federale dopo il derby contro la Roma. Lazio in questo momento seconda in classifica, quindi anche una di quelle più attenzionate dai tifosi del Napoli per il benedetto calcolo dell'aritmetica. Attenzione a una possibile maxi stangata, anche una chiusura di curve in questo finale di stagione per la Lazio e l'ex Maurizio Sarri. Pietro, a te le anticipazioni del pomeriggio da supereroi. Eh sì, noi ripartiamo da un discorsetto fatto nel pomeriggio di ieri dal nostro Dino Manganiello, perché da lì bisogna ripartire con la consapevolezza che sicuramente tante cose non hanno funzionato sin dall'inizio in casa Avellino, e questo lo sappiamo fin troppo bene, anche perché avendole raccontate, snocciolate nel dettaglio giorno per giorno qui su Radio Punto Nuovo, accompagnando il cammino dei lupi, abbiamo anche finito a volte le parole per definire determinate circostanze, ma allo stesso tempo ci sono delle cose che vanno risolte nell'immediato, perché altrimenti si rischia di incancrenire determinate situazioni per il futuro. Siccome determinati calciatori e anche il corpus Avellino ha trovato in alcune fasi di questa stagione, in quello che era successo il campionato precedente, anche un alibi, anche piuttosto importante, dobbiamo fare in modo, e tutti dobbiamo fare in modo da queste parti, che questo non accada nuovamente, se non si vuole fare, e lo dicevamo poco fa anche con Ivan Cardia, la fine di questa stagione, che non è ancora finita perché mancano 5 giornate di campionato e sabato c'è la trasferta di Taranto, ma bisogna essere consapevoli che queste 5 giornate, questo periodo che ci divide dalla fine di questa stagione regolare e della stagione in generale, non deve andare ad influenzare quello che poi sarà il cammino e il nuovo inizio dell'Avellino 2023-24. Allora, buon lavoro a Pietro De Concilis e a tutta la squadra del pomeriggio da supereroi. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Buon proseguimento ai colleghi che adesso racconteranno dalle 14 per gli amici di Avellino e provincia tutte le questioni di Casa Biancoverde. Per quanto ci riguarda invece siamo pronti a partire con lo speciale Napoli, tanti temi, tanto azzurro, sia quello dell'Italia sia soprattutto quello del Napoli, vi aspettiamo tra un paio di minuti. Che riparte quando sono le 14:03, con voi sempre Alessandro Montano e Giovanni
annunziata nello speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show. Un po' di parole che arrivano dai protagonisti della stagione clamorosa di questo Napoli. Parliamo di Stanislav Lobotka, che dice: a differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire che Spalletti ha creduto in me dal primo momento disponibile, racconta il centrocampista al portale slovacco Sport 24. Tra le altre cose, ieri è arrivato secondo come calciatore slovacco dell'anno nel 2022, premiato Skriniar al terzo posto, l'ex Napoli. Marek Hamšík dice: non mi sono mai sentito bene come adesso, Lobotka, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada. Poi sul Napoli primo in classifica, in verità non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante, però adesso siamo molto felici di essere arrivati a questo punto e dobbiamo continuare così. Su Kvaratskhelia non lo conoscevo, non sapevo davvero nulla di lui, probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario, sta dimostrando gara dopo gara di che pasta sia fatto. E poi le parole anche di Hamšík, che ha parlato proprio dei compagni Skriniar e Lobotka: ho sempre detto che l'Italia è un paese vicino ai nostri giocatori, piace molto la Serie A, sono contento che stiano andando bene e abbiano grandi carriere. Skriniar ha vinto lo scudetto con l'Inter, spero che Stani faccia lo stesso con il Napoli in questa stagione, spero davvero che continuino così, stanno facendo delle grandissime carriere, ha detto l'ex calciatore del Napoli sempre in occasione del Gran Galà ieri in Slovacchia, che ha premiato i calciatori slovacchi dell'anno, in questo caso ripetiamo lo Skriniar secondo posto per Lobotka. Chissà, quien sabe che il prossimo anno non possa toccare proprio al centrocampista del Napoli. Allora, tra pochissimo invece andiamo dal nostro prossimo ospite, anzi ci siamo già, ed è sempre un grande piacere ritrovare ai nostri microfoni il grande Gianni Improta. Gianni, grazie mille per essere dei nostri. Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi. Gianni, diceva Lobotka ai media slovacchi: no, non ci aspettavamo di avere un cammino del genere e no, non ci aspettavamo che Kvaratskhelia fosse un talento simile. Verrebbe da dire: stai sereno Stani, che neanche noi lo aspettavamo. Oppure tu un po' ci credevi? No, a dire la verità non lo conoscevo, ma avendolo poi visto all'opera mi sono immediatamente convinto della bontà dell'acquisto e ovviamente poi è esploso la sua tecnica, il suo modo di interpretare anche il nostro calcio, perché lui si è immedesimato subito, quindi non ha avuto quell'impatto che spesso i calciatori stranieri devono avere per ambientarsi, per acclimatarsi, per ovviamente camminare insieme ad una cultura diversa. Quindi io mi sono reso subito conto che era un talento. A dire la verità, chi mi ha detto una cosa del genere prima ancora che lo scoprissi io è stato il mio nipotino, che si chiama Giovanni Gomez. Avendolo visto all'opera attraverso dei filmati, mi dice: nonno, il Napoli ha acquistato un talento. Dico: davvero? E quindi, andando anch'io a rivisitare i vari filmati, mi sono reso conto di quello che mi diceva Giorgio, il mio nipote, e quindi poi i fatti hanno dato ragione a lui, ma soprattutto hanno dato ragione a chi lo ha voluto fortemente, quindi parliamo della società, parliamo di Giuntoli in primis e ovviamente dell'avallo di Spalletti. Sinceramente abbiamo a che fare veramente con un vero campione di questo sport, che poi tra l'altro è anche il calciatore umile, semplice, ma nel contempo talentuoso, imprevedibile, che ti risolve le situazioni più ingarbugliate. Quindi il Napoli ha fatto qualcosa di eccezionale acquistandolo. Mister, ma cosa pensa quando sente, quando vede l'intera città, a partire dalla Sanità, passando per Piazza Dante, fino a scendere ai quartieri spagnoli, solo per restare nel centro, già addobbata, già colorata
in tricolore e soprattutto d'azzurro? Eh beh, cosa penso? Penso che in passato avrei voluto anche io vivere, diciamo, questi momenti, no? Non ci sono riuscito, però penso di aver dato il mio contributo. Attenzione che in questo preciso momento storico della nostra esistenza e ovviamente dei campionati a cui stiamo assistendo, io sto vivendo una duplice un duplice momento fantastico, perché avete benissimo che io sono appartenuto ad un'altra squadra del sud, il Catanzaro, certo, che ha vinto in anticipo il campionato e la città è esplosa nei festeggiamenti. La cosa che più mi ha fatto piacere, un mio striscione di un club di Isola Capo Rizzuto viene portato dappertutto, quindi non si sono dimenticati di me. E quello che provo per il Catanzaro lo provo per il mio Napoli. 8 anni di militanza non si possono dimenticare, e quindi sto gioiendo immensamente tra Napoli e Catanzaro. Veramente non mi aspettavo di poter vivere così felicemente, pur non appartenendo sia all'una all'altra società in questo momento, però è come se stessi scendendo in campo anch'io, sono sincero, perché 28 anni della mia carriera calcistica le ho dedicate a queste due società, a queste due squadre, a queste due meravigliose tifoserie che sono incomparabili. Io difenderò sempre tutte le tifoserie del mondo, condanno la violenza, ma io con le tifoserie ci ho sempre dialogato, anche da dirigente, da allenatore, facendo capire loro i vari comportamenti, dove si sbagliava, dove alcune cose non andavano fatte. Quindi io penso che manchi il dialogo, ecco, in Italia, ed è questa la cosa peggiore, perché con il dialogo si possono risolvere tante situazioni incresciose. Quindi comunque sto vivendo un momento magico nel vero senso della parola. Un momento magico, Gianni, lo sta vivendo anche il Napoli, che più che momento magico è una stagione magica. Possiamo dire che anche la classica frase, anche un po' banale, la sosta arriva nel momento peggiore, era meglio continuare. Invece no, magari può essere comodo, no? Ricaricare un po' le batterie al netto dei tanti giocatori impegnati con le nazionali in vista del mese di aprile, oppure avresti preferito andare dritto fino alla meta? No, queste sono soste salutari, non ti creano problemi, ma poi già il Napoli l'ha dimostrato, tutti dicevano che dopo la sosta del Mondiale il Napoli avrebbe avuto una ripartenza sofferta, invece non è stato così, anzi il contrario, quindi sarà così anche in questo momento. E poi, attenzione, è giusto ricaricare un po' le batterie in virtù dell'altra competizione che ci sta molto a cuore, che sono convinto che per quanto mi riguarda il Napoli approderà in finale e c'ha una bellissima percentuale di poterla vincere la Champions. Non sono le sensazioni dettate dall'entusiasmo, sono invece delle consapevolezze che fanno parte ormai del mio modo di vedere le cose. Il Napoli fino ad ora non ha rubato nulla, tutto quello che c'ha in classifica in Serie A è tutto farina del proprio sacco, tutto quello che ha ottenuto in Champions la stessa cosa. Il Napoli, alla pari del City, gioca il più bel calcio europeo, per non dire al mondo, e quindi i risultati testimoniano queste cose. Ripeto, non sono frutto dell'entusiasmo, ma della consapevolezza di chi mastica calcio da quando è nato.
Quando Spalletti dice che solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio di Champions, che non avrebbe voluto incontrare il Milan, un'italiana, fa un po' il suo lavoro di allenatore, però sotto sotto un po' va ad esultare. Sì, sì, no, diciamo che qui ha mentito molto Spalletti, che poi tra l'altro c'è un audio che lo... diciamo lo metti in evidenza, sì, vale sì. a dire lui nel momento in cui ha visto che nell'urna c'erano le squadre tipo Bayern, City e ovviamente Milan e Napoli, nel momento in cui è venuto fuori l'accoppiamento con il Milan è stato felicissimo. È normale che deve dire così, perché bisogna rispettare tutti gli avversari, le gare prima di vincerle le devi giocare, questo è palese, però per quanto mi riguarda ecco, questo è un segnale molto positivo affinché il Napoli possa approdare in finale, perché se si batte il Milan poi bisognerebbe incontrare o Benfica o Inter, che sono tranquillamente alla portata della squadra azzurra, e poi vedere chi delle due big di questa competizione, o perlomeno una big, poi bisogna vedere negli altri raggruppamenti chi verrà fuori tra Real Madrid e via discorrendo, anche se io sotto sotto nell'altro raggruppamento di quattro squadre e vedo che ci potrebbe essere la sorpresa Chelsea. Attenzione, attenzione a questo mio pronostico, l'ho vista all'opera. Ce lo segniamo. Nelle ultime gare di Champions, visto che la stagione in Premier non è andata bene, stanno adoperando per far sì che in Champions possano andare più avanti possibile. Gianni, ci salutiamo proprio con una considerazione, no? Un piccolo assist che ricavo da questa sorpresa Chelsea. Del Chelsea c'è Kalidou Koulibaly, che rappresenta tuttora la storia del Napoli, uno dei difensori più forti al mondo. Il Napoli al suo posto però ha pescato benissimo. Oggi ci si sta un po' spaccando su questo fronte, ma tra Kim e Koulibaly è possibile scegliere o è impossibile farlo? No, tra Kim e Koulibaly è giusto rispettare tutti e due, sono due grandi difensori, forse la coppia più importante. Sarebbe bello poterli vedere all'opera insieme, no? Kim e Koulibaly come difensori centrali nel Napoli, ovviamente questa sarebbe una bellissima cosa. E diciamo che Kim sta facendo dimenticare Koulibaly, perché non lo dimenticheremo mai, però ha avuto un impatto più prorompente, a differenza di Koulibaly, che nei primi momenti, nel primo anno, non ebbe lo stesso impatto di Kim, che è stato travolgente. Poi oggi Kim è diventato il beniamino della folla napoletana, dei tifosi napoletani. Basta sentire quel coro che mettono in pratica durante le sue scorribande, durante i suoi interventi. Insomma, è entrato prepotentemente nel cuore dei napoletani, ma ciò non esclude assolutamente il bene che e l'affetto che hanno nei confronti di Koulibaly. Gianni, come sempre un grande piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, alla prossima. Altrettanto, un abbraccio e buona giornata. Grande, grandissimo abbraccio al grande Gianni Improta, che è stato il nostro primo ospite nell'ora azzurra di Punto Nuovo Sport Show. Una considerazione con Giovanni la faccio anche proprio su quest'ultimo. È chiaro che forse è anche un po', non dico scorretto, però non è proprio correttissimo, passatemi questa espressione, fare un confronto tra il... Io lo definisco ingeneroso. Ingeneroso, irrispettoso della storia che ha fatto Koulibaly. Koulibaly è arrivato anche che era molto ragazzo, era molto giovane, quindi Kim invece è arrivato già formato, è arrivato già con un altro curriculum.
curriculum. Kim Koulibaly sarebbe stata la coppia più forte della storia del Napoli, o facciamo il torto ad un altro grande difensore della storia del Napoli, recente ovviamente, parliamo dell'era De Laurentiis, come Raul Albiol? Ci metterei anche Rachmani, che comunque sta facendo cose straordinarie. No, credevo mi stessi per dire Rachmani, perché comunque Rachmani sta facendo una stagione veramente pazzesca. Cresce di partita in partita, riduce sempre di più la percentuale di errori. Io dopo la partita con l'Inter non ricordo fondamentalmente qualche vero errore da parte di Rachmani. È stato veramente pazzesco in quest'annata. Per quanto riguarda Albiol, lì diventa un po' più difficile, perché Albiol è stato un po' diciamo quello che ha fatto crescere anche Koulibaly, quello che lo ha portato ad arrivare a un determinato livello. Mi viene veramente difficile scegliere, come diciamo spesso, soprattutto in questa trasmissione, come decidere tra mamma e papà. Sì. Però comunque io Koulibaly lo inserisco sicuramente. Se proprio dobbiamo scegliere tre giocatori tra questi qui, rinnego un po' il passato, dai, definiamolo così, e scelgo la coppia Koulibaly-Kim, che secondo me sarebbe stato un qualcosa di clamoroso, di pazzesco, tra impostazione, recupero, coperture preventive, recuperi in campo aperto. Immagina questi due che praticamente giocano sulla linea di centrocampo, viste le loro due caratteristiche, tutte le qualità che hanno dentro. Già fanno Rachmani Kim, ma immagina con Koulibaly ad andare a giocare in campo aperto con questi due, e praticamente stare tutti quanti nella metà campo avversaria, sarebbe stato qualcosa di clamoroso. Però inutile pensare al passato, certo. il Napoli oggi è questo, ce lo godiamo, e ci godiamo questa coppia difensiva che è indubbiamente, per distacco, la più forte del nostro campionato. Allora, un paio di minuti e poi ascoltiamo, anzi rileggiamo insieme, anche le parole di Giovanni Di Lorenzo, che sta parlando in questo momento dall'aula magna di Coverciano, nel presentare quella che sarà una gara con quasi 40.000 spettatori, 37.500 e taglianti venduti in vista di Italia-Inghilterra al Maradona. Parliamo ovviamente delle parole, ripeto, di Giovanni Di Lorenzo tra pochissimo. Allora, sta parlando in conferenza stampa capitano Di Lorenzo, che spiega anche un po' come si è presentato Retegui. Avremo altri giorni per conoscerci meglio, perché la prima volta per tutti. Poi la qualità del suo Napoli, che vorrebbe anche trasmettere a questa Italia, chiedono a Di Lorenzo. Beh, si vede da fuori, parlando del Napoli, che oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo. Era così anche la nazionale dell'Europeo, poi qualche risultato ha portato a perdere questa spensieratezza. Dobbiamo ritrovarla, però, giocare insieme e con grande entusiasmo. Vogliamo portare un po' di Napoli in questa nazionale. Questa è una frase veramente molto molto bella. Poi, cos'è cambiato per te in questi anni? Chiedono sempre a Di Lorenzo. Sicuramente sono cresciuto tanto in queste stagioni. Giocare in una grande squadra come il Napoli aiuta, perché ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Poi sulla spinta del Maradona dico che so cosa può dare quella gente. Spero ci sia un'atmosfera bella anche contro l'Inghilterra, perché ci può spingere ad ottenere un risultato importante. Poi il confronto tra Spalletti e Mancini, andiamo poi dal nostro prossimo ospite. Dice Mancini: mi ha dato la possibilità di esordire in nazionale, il sogno di chiunque inizia a giocare a calcio. Come Spalletti non sta tanto a guardare il nome, ma gioca chi merita, e questa è una cosa che li accomuna. Spalletti invece mi ha dato davvero tanto, oltre alla fascia di capitano mi ha migliorato come giocatore, e anche di mister Mancini potrei dire le stesse medesime cose. Differenze non ne vedo, poi il lavoro quotidiano è diverso da quello che facciamo qui. Marcello Altamura, Cronache di Napoli, grazie mille per essere dei nostri. Buongiorno, buongiorno a voi. Diceva Giovanni Di Lorenzo: vogliamo portare un po' di Napoli in questa nazionale. Verrebbe da dire buona fortuna, oppure è possibile esportare un po' di azzurro nell'azzurro? Diciamo che buona fortuna, soprattutto perché Mancini non può convocare Lobot, Kangissà, Quaraschelia, sì, e Osimhen, per cui veramente veramente buona fortuna con la B maiuscola, perché insomma
credo che sia un'impresa più semplice che sia parte e magari portare lo spirito coeso di questa squadra con Giovanni Di Lorenzo che è il capitano, con Alex Meretto, con Matteo Politano che sono giocatori comunque importanti, sono un po' l'anima italiana della squadra di Spalletti, per cui sicuramente il clima di coesione, l'entusiasmo che stanno vivendo nel loro club sicuramente lo possono portare anche nel Club Italia e possono trasmettere l'entusiasmo anche ai loro compagni. Spirito coeso di squadra, dicevi, però lo spirito del Maradona com'è che te lo aspetti nei confronti della nazionale? Ma diciamo che da queste parti la nazionale non scalda più di tanto i cuori, a maggior ragione in questa stagione dove il Napoli sta stravincendo il campionato e domina anche in Europa, quindi non credo che ci sarà un clima caldissimo. Detto questo, Napoli storicamente non ha fatto mai mancare il supporto alla nazionale, che ne dica qualcuno, fatto salvo per quel famoso Italia-Argentina del 90, che però è un'eccezione, però insomma mediamente Napoli ha sempre fatto il tifo per la nazionale. Non ci dimentichiamo che anche in tempi più remoti le partite decisive spesso e volentieri per la qualificazione a un mondiale, a un europeo, sono state giocate a Napoli proprio per usufruire della spinta dei tifosi, per cui sicuramente non mi aspetto un Maradona polveriera di tifo, però sicuramente non neanche un Maradona freddo. Ti leggo le parole sempre in conferenza stampa di Lorenzo. Dice: che emozione sarà per te giocare al Maradona con la maglia dell'Italia e con tua figlia che l'hai chiamata azzurra. Dice: sarà una serata speciale, abbiamo scelto questo nome perché ci piaceva e quello era il nostro colore dominante. Lei ci sarà, giocare con l'Italia al Maradona sarà sicuramente speciale. Speciale come Giovanni Di Lorenzo, che è un personaggio troppo spesso magari sottaciuto, invece è alla pari secondo te dei vari Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, dei vari Kim, dei napoletani che prendono le copertine di partita in partita? Sicuramente, magari non ruba l'occhio anche nel modo di giocare, di fare, però lo ha detto anche Spalletti domenica dopo la partita di Torino, anche a Torino ha fatto una prestazione maiuscola, è stato uno dei migliori in campo. È un ragazzo che fa sempre la cosa giusta sia in fase di attacco che in fase difensiva, è un leader anche riconosciuto dello spogliatoio, è un ragazzo che ha grande pacatezza ma al tempo stesso ha grande decisione, quando parla i compagni lo ascoltano, è il classico giocatore non napoletano che però è entrato subito in sintonia con la città, perché poi questa città, a parte che ha il palato fine per i calciatori di classe, ma sa anche riconoscere il leader, penso uno per tutti a Dino Zoff, che è arrivato giovanissimo a Napoli, si è formato come giocatore, come portiere in maglia azzurra e i napoletani lo adoravano nonostante fosse un friulano magari un po' schivo, però poi il napoletano sa apprezzare anche quello che si mette di puzzo buono, che lavora seriamente ogni giorno e che è comunque un punto di riferimento. Ecco, secondo me Di Lorenzo è un po' questa pasta di giocatore e i napoletani lo hanno capito. Con te voglio parlare di un altro italiano, un altro napoletano, meglio, in nazionale, Politano. Vediamo un'altalena di presenze fondamentalmente da parte sua. Prima gioca, anche due partite di fila, arriva a fare ottime prestazioni servendo anche l'assist a Osimhen in Champions contro l'Eintracht, però poi resta 90 minuti in panchina a Torino. Come la vedi tu questa gestione di Politano? Il problema vero di Matteo Politano è la scadenza di contratto. Purtroppo il fatto che abbia scadenza 2024 lo penalizza un po', nel senso che il Napoli non ha ancora deciso che cosa vuole fare del giocatore. Io spero veramente che ci si segga a tavolino più presto per venire magari in un senso o in un altro. Io ho
onestamente personalmente vorrei che restasse, perché poi insomma, ho avuto anche modo di conoscerlo un po' bene, l'ho intervistato in esclusiva per Cronache e mi ha dato la conferma di un ragazzo molto serio, di un ragazzo che molto molto coscienzioso, un grande professionista, un ottimo giocatore, e nell'epoca di questo calcio globalizzato, no, lo ha detto anche Mancini ieri, l'anima italiana secondo me è importante, per cui io spero che lui trovi una quadra. Poi ha sempre risposto alla grande, perché è vero che tu dicevi è rimasto a Torino in panchina 90 minuti, però poi dopo, quando si è fatto male Lozano, lui aveva giocato solo scampoli di partita, ha fatto due partite clamorose, esatto, con l'Atalanta e con l'Eintracht, dove è stato il risultato uno dei migliori in campo. Però non è la stessa cosa che te lo trovi sempre. Però non è la stessa cosa di, diciamo, che vale per Zielinski, che anche lui in scadenza 2024, eppure è sempre lì in campo, non lo toglie mai. Beh, Zielinski però innanzitutto ha caratteristiche e ruolo ovviamente differente, però è un giocatore che in qualche modo è importante per il Napoli, e io aggiungo che devi anche, come dire, metterlo anche in vetrina, no? Perché non ci possiamo nascondere che senza un accordo per un prolungamento Zielinski quest'estate finirà sul mercato. Poi non voglio dire che debba partire, però è chiaro che è uno dei candidati a finire sul mercato e potenzialmente a partire, per cui secondo me c'è anche un'esigenza. Sicuramente quando gioca Zielinski e quando sta in forma come in questo periodo è chiaro che il posto non glielo levi, però c'è anche una, secondo me, un'esigenza anche di tirarlo un po' a lucido per eventuali mosse future. Marcello, come sempre noi ti ringraziamo per essere stato dei nostri, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio. Grande abbraccio al collega di Cronaca di Napoli, Marcello Altamura. 20 secondi ancora, tanti amici al nostro telefono, tra poco. Intanto martedì 28 aprile era in programma, in realtà è tuttora in programma, il match tra Norvegia e Georgia, esattamente tra Georgia e Norvegia, all'arena La Jarabet Arena di Batumi, praticamente casa di Kvicha Kvaratskhelia, tutto esaurito da almeno un mesetto per la sfida tra Kvaratskhelia ed Haaland. Peccato però che Haaland non ci sarà, perché ha avuto un piccolo fastidio alla zona del pube, spiega Stale Solbakken, CT della Norvegia. Pensavamo che sarebbe andato tutto bene, ma quando è arrivato qui invece è peggiorato. Adesso Erling è distrutto e frustrato ed è tornato al Manchester City, quindi mancherà un calciatore importantissimo per la Norvegia, ma comunque può essere una buona notizia per Kvaratskhelia e compagni, che sono anche nel girone della Spagna per la qualificazione al prossimo europeo. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook al nostro account Punto Nuovo Sport Show. Vi ricordo anche che potete raggiungerci anche su Instagram e Twitter agli account Radio Punto Nuovo. Tra un po' poi andremo al telefono ancora da tanti amici, tanti ospiti che animeranno la nostra diretta. Dovremmo esserci, e allora grande piacere ritrovare ai nostri microfoni Mister Beppe Incocciati. Mister, grazie mille. Buongiorno. Grazie a voi. Beppe, venendo anche a quello che in questo momento rappresenta il Napoli, diceva prima Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa, proveremo a portare un po' di Napoli nella nazionale italiana. Mancini può prendere secondo te il Napoli come modello di riferimento, oppure non è il momento storico adatto anche in base alle risorse che ha questa nazionale per farlo? Beh, mi sembra che sia stato molto chiaro Mancini nelle ultime dichiarazioni, no? Lamenta quello che effettivamente è la realtà oggi del nostro calcio, non ci sono risorse, non ci sono elementi che possano garantire un percorso felice della nostra nazionale. Questo è un peccato, è una nota dolente, soprattutto se poi viene evidenziata dal responsabile numero uno, che è l'allenatore della nazionale. Quindi come lui
chiaramente e comprensibilmente tutti quanti ci rendiamo conto che il nostro calcio per una serie di motivi non può garantire, cioè, quella che è poi la storia che ci contraddistingue nel mondo, no? Non abbiamo più gli elementi, i motivi sono tanti e sicuramente siamo molto in ritardo, perché insomma abbiamo purtroppo passato tanto tempo non tenendo presente che la nazionale italiana necessita assolutamente di giocatori italiani, e quindi per fare questo bisogna pensare principalmente a strutturare il calcio italiano per garantire questo tipo di situazione, cosa che in questo momento credo e da anni non sia più così. Restando in tema nazionale, associandola anche al Napoli, rimetto dentro un calciatore di cui parlavamo noi prima. Parlo di Politano che quando chiamato in causa comunque risponde presente, soprattutto negli ultimi impegni del Napoli. Abbiamo visto, come appunto dicevo prima, l'ultimo assist a Osimhen in Champions contro l'Eintracht, però poi è rimasto in panchina per tutta la partita contro il Toro. Ecco, un tipo di gestione che come deve essere vista? Diciamo ci sono due aspetti che riguardano un po', soprattutto se li leghiamo a quello che abbiamo appena detto. Politano sicuramente è un elemento che può starci tranquillamente nell'economia del gioco della nazionale, è uno dei pochi, e quindi credo che faccia bene Mancini ad inserirlo, diciamo, su quelle che poi sono le caratteristiche di questo ragazzo. Certo è che se lo vediamo nell'ottica di quei giocatori che possono fare la differenza a carattere internazionale, manca sicuramente qualcosa, e indubbiamente, ripetendo quello che ho appena detto, insomma, Politano in questo momento, proprio per quello che è il nostro calcio, è uno degli elementi che può stare in nazionale, ma questo non significa nulla, anzi evidenzia ancora di più la problematica di ciò che stiamo dicendo, no? Ultimamente stavo parlando con degli amici e ho detto loro, anzi invito anche voi a fare questa riflessione, ditemi 5 giocatori italiani che possono fare la differenza a carattere internazionale, fate questa riflessione e poi confrontatela con gli stessi numeri di giocatori italiani che hanno fatto parte della nazionale, sia quella dell'82 che l'ultima che ha vinto i mondiali lì con Lippi. Mettetevi sul palmo della mano e vedete, confrontando le cose, se avete più fatica oggi a tirarne fuori 5 o quegli anni lì. Se ci provate, vedrete, vi accorgerete che si farà fatica a tirare fuori 5 elementi che possano essere internazionali sotto questo punto di vista, per caratteristiche, per proprietà, diciamo, proprio essenziali di questo gioco. Provateci, e questo vi dice un po' tutto. Io sinceramente faccio fatica ad arrivare a 3. Però indifferentemente dai numeri, uno come Raspadori ci potrebbe arrivare, Beppe. Ma tutto si può pensare di fare, ma il dato di fatto, se lo fai oggi, Raspadori non è un elemento che può fare la differenza in campo internazionale, cioè se lo metti al cospetto di grandi squadre, Germania, Brasile, Argentina, Francia, insomma, Raspadori è un bravo giocatore, ma non è in quella fascia di elementi che possono fare la differenza, no? E quindi sì, nel nostro campionato va benissimo, per carità, è un giocatore che sicuramente ha grandi prospettive e ha grandi margini di miglioramento, però se ci fermiamo un po' su quello che vi ho detto, il calcio, io lo chiamo calcio malato, quello italiano, fa fatica ad elencare 5 elementi che possano appartenere a una nazionale che poi aspira, come giustamente e per storia aspira la nazionale italiana, cioè quella che vince i mondiali e quant'altro. Quindi insomma oggi dobbiamo fare una riflessione, dobbiamo secondo me mettere un freno, fare qualche passo indietro e capire dove sono stati gli errori che hanno favorito, diciamo, l'assenza forte di elementi che
che possano, ecco, rappresentare la nostra maglia. Che vi devo dire? Si parla oggi del calcio italiano che sta facendo grandi cose in Champions League, abbiamo ripreso quota sotto certi punti di vista, però è altrettanto vero che di italiano c'è poco, a parte il Napoli che ha pochi elementi, ma se andiamo a vedere le altre squadre, insomma, guarda il Milan, ne ha uno di elemento che ha la carta d'identità italiana, quindi insomma andrei piano anche sotto questo punto di vista. Diciamo che oggi come oggi c'è un miscuglio di situazioni che non sono corrispondenti a quello che è il valore veramente del calciatore italiano, e detto questo bisognerebbe, ecco, fare una riflessione sotto questo punto di vista, perché poi alla fine noi comunque restiamo italiani e dobbiamo cercare il nostro prodotto interno in tutte le maniere, perché insomma noi per storia lo sappiamo tutti, siamo una nazionale che negli anni ha sempre dettato, non dico legge sempre, però ha sempre evidenziato delle grandi strutture di calciatori in tutte le linee difensive, partendo dai portieri che erano i migliori al mondo. Oggi sembra che i portieri italiani non siano più capaci, addirittura le linee difensive, insomma abbiamo avuto giocatori in nazionale che hanno fatto la differenza su tutti. Basti pensare questo, che nel mondiale dell'82 un certo Franco Baresi, che è stato uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, nel 1982 era in tribuna. Quindi insomma, detto questo, le differenze sono chiare, no? Di quello che era qualche certo tempo fa e quello di oggi. Se ci accontentiamo di vedere le nostre squadre osannarle per carità, però bisogna anche, se entriamo nel merito, capire e renderci conto, come credo ci si renda conto, che il calcio italiano è carente, è molto 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 carente. E questo poi è un discorso che si allarga anche nei settori giovanili, che sono peraltro poi gli ambienti dove bisogna formare i giocatori, e quindi anche lì bisognerebbe rivedere tante cose, partendo dalla scuola allenatore di Coverciano, insomma una serie di situazioni dove evidentemente le tipologie di preparazione dei giocatori di oggi non sono produttive, quindi bisogna vedere un po' tutto. Beppe, grazie mille per essere stato dei nostri e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Un abbraccio al mister Beppe Incocciati, che è stato nostro ospite oggi nella seconda ora di Punto Nuovo Sport Show. 40 secondi ed ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show Speciale Napoli, tra poco. Speciale Napoli che riparte ancora da qualche parola, dai, di Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato anche di quello che manca alla squadra nazionale per l'europeo. Dice: non penso manca lo spirito, ora siamo ripartiti sulla stessa onda che ci ha portato anche in chiave 2021, no? Nella vittoria proprio lì a Wembley. Dobbiamo tornare a divertirci, quando si sta bene in un posto si gioca meglio. L'Inghilterra è una grande squadra, ha grandissimi giocatori, l'ultima a San Siro l'abbiamo vinta e abbiamo fatto anche una grande partita, quindi dobbiamo dare tutti il massimo. Poi sul diventare capitano nazionale e sul perché in Italia non esistano calciatori come Kvaratskhelia, dice: ci sono gerarchie ben precise e per adesso non ci penso, c'è chi è da più tempo di me qui ed è giusto che sia così. In Italia ci sono giocatori forti che stanno venendo fuori, se vediamo il campionato italiano però ci sono pochi giocatori nostrani, è vero, ma ci sono anche giocatori di grande qualità, tutto sta nel farli crescere e fargli fare il percorso migliore possibile. È un grande piacere andare dal collega Silver Mele. Silver, grazie sempre. Ciao a voi ragazzi, buon pomeriggio. Silver, con te per lanciare subito una provocazione, perché in realtà ce l'ha scritto anche qualche amico, per esempio Luca al 380 127 2000. Noi ci siamo conservati questo messaggio fino alla fine. Ci chiede una considerazione sull'udienza, la decisione del 19 aprile che può cambiare anche un po' la matematica del campionato. Parliamo ovviamente della possibile restituzione dei 15 punti alla Juventus. Allora andiamo con ordine, perché io penso che il collegio difensivo della Juventus non sia riuscito ad ottenere dalle due famose carte Kovacic quello che inizialmente sperava, perché non c'è
in queste due carte che loro ritenevano fondamentali per poter insomma mettere in discussione la sanzione di 15 punti, non c'è nessun riferimento alla Juventus, piuttosto si ribadisce da parte di Chiné e degli uomini a lui vicini la possibilità di far ricorso, di riaprire il procedimento sportivo che inizialmente era stato archiviato, lo ricorderete, qualora fossero emersi dal lato ordinario penale delle clamorose novità che sono evidenti alla luce delle intercettazioni, delle interrogazioni dei calciatori, dei dirigenti, dei revisori dei conti, di membri del consiglio di amministrazione. Pertanto sono venuti meno i capisaldi attraverso i quali il collegio difensivo della Juventus sperava di poter far decadere per inadempienze il procedimento sportivo che ha portato alla sanzione. Quindi io credo che alla fine questi 15 punti non verranno restituiti alla Juventus, piuttosto aggiungo c'è un altro filone di richiesta ancora più pericoloso, perché riguarda le manovre fiscali e le manovre stipendi fittizie articolate. Di ieri la notizia che anche la Procura della Repubblica di Cagliari ha aperto un fascicolo, un procedimento a proposito della cessione di Cerri, no? Calciatore dalla Juventus al Cagliari, perché queste plusvalenze, ribadiamo, la plusvalenza non è un esercizio illegale, lo diviene qualora dovesse essere utilizzato per metter mano ai bilanci, per falsificare, per falsare i bilanci, le comunicazioni sociali e quant'altro. Discorso questo che diventa ancora più importante quando si parla di una società quotata in borsa, che è la Juventus. Quindi io ritengo che la sanzione rimarrà e bisogna anche stare attenti a cos'altro potrà accadere dal secondo filone d'inchiesta. Silver, ma qualora questi 15 punti dovessero essere restituiti, anche se, come giustamente dicevi tu, non credo proprio, forse sarebbe ancora più soddisfacente per il Napoli andare a vincere lo scudetto con un grandissimo margine e soprattutto con bianconeri, tifosi della Juve che non si appellerebbero a queste scuse dei punti penalizzazione, tutte le ingiustizie che secondo loro hanno subito? Il termine che spariglia è il secondo loro. Non sono evidentemente abituati molti di loro al rispetto di regole, leggi e sentenze. E invece io credo che ci sia bisogno, proprio perché il calcio italiano abbia bisogno di fare un passo velocissimo verso la legalità, la liceità, il rispetto per tutti delle regole, e chi va a violare le regole è giusto che paghi. Purtroppo è un dato di fatto, è così. Certo è che non eravamo folli quando auspicavamo che il Napoli facesse 100 punti per vincere, perché ragazzi io vi ricordo che si fosse stati testa a testa, alla luce anche degli ultimi episodi, le interpretazioni arbitrali per le quali Rabiot sblocca il 2-2 di Juventus Sampdoria giocando a palla a mano, e lo scenario identico per il quale incredibilmente, o forse credibilmente, visto che c'era il signor Mazzoleni al VAR, nulla succede in occasione del gol che decide la partita di Milano contro l'Inter, ci si rende conto una volta di più di come vadano le cose in Italia. Cioè in Italia o fai qualcosa di straordinario, oppure se sei testa a testa c'è sempre il rischio che si ripetano scenari tristi come quello del 2018, ai danni del Napoli in quell'occasione. Silver, venendo a quello che invece è il movimento calcio italiano più sul campo, e quindi parliamo della nazionale, è pensabile oggi immaginare un Mancini che costruisce una nazionale sul modello Napoli? Sì, è pensabile, perché mi pare che sia orientato verso i giovani di qualità, di prospettiva. È arrivato però il momento di voltare pagina, perché il modello della nazionale evidentemente è fallito dopo la vittoria all'Europeo, ma anche la mancata qualificazione al Mondiale. Quindi io credo che sia arrivato davvero il momento di, in maniera definitiva, di voltare pagina per rigenerare il ciclo azzurro, ma credo che queste siano le stesse considerazioni che da tempo stanno facendo Mancini. A questa nazionale del Napoli mancano chiaramente i due giocatori forse più importanti, Kvaratskhelia e Osimhen. Parlando di loro, Kvaratskhelia e Osimhen, coppia più forte al mondo, o dove ce la metti tra le prime due o tre? Ma mi attengo alle classifiche di rendimento e credo che in pianta stabile tra le prime 3-4
d'Europa, che poi vuol dire del mondo. Veramente noi eravamo stati ottimisti e avevamo predicato ottimismo, quantomeno cautela, no? Quando c'erano le famose battaglie tra Guelfi e Ghibellini del tifo napoletano, però nessuno di noi poteva sperare neanche che fosse questo, che potesse essere questo poi alla fine il risultato, perché veramente il Napoli le ha azzeccate tutte. C'è questa straordinaria congiuntura astrale per la quale si trova in casa due dei giocatori più forti del mondo. Però attenzione ragazzi, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, bisognerebbe cominciare da dietro e dire che Kim oggi ha ragione Spalletti, è probabilmente il difensore centrale più forte al mondo, tra i tre più forti al mondo. E Di Lorenzo, qual è il valore di Di Lorenzo? Immenso, è in mezzo al campo, Lobotka, Anghissà, Zielinski, che è il talento che da sempre conosciamo. Cioè il Napoli veramente ha una, è riuscito ad ottenere una plusvalenza, ma nel senso vero del termine, con la forza della progettualità e delle idee. E quindi il Napoli è il modello migliore al mondo dal punto di vista della gestione sanitaria, ma su questo sono convinto, non ho dubbi. Anche perché prima dicevamo, a proposito del valore individuale, la rosa del Napoli, su questo ci siamo un po' spaccati, io e il buon Annunziata. Io non sono anche per mettere un po' più in dubbio la titolarità di Donnarumma in nazionale, ma non perché Donnarumma non sia un ottimo portiere, un portiere stellare, però proprio per dare valore a quanto sta facendo Meret. Sì, Meret è un ottimo portiere. Anche Meret credo che sia il segno che tutto dovesse andare bene per il Napoli quest'anno, perché nell'analisi completa dobbiamo ricordare che era praticamente ad un passo dal diventare il portiere dello Spezia. E perché? Perché dopo Empoli non godeva più della fiducia così forte dello stesso Spalletti in testa, che era amareggiato, profondamente amareggiato dalla partenza di Ospina. E Meret si è dimostrato un professionista incredibile, eccezionale, perché da lì a qualche giorno, dallo Spezia mancato all'esordio di Ferragosto a Verona, questo ragazzo ha dovuto ripulire la testa, rimettere a posto l'armadietto che era già svuotato, ripulire la testa e ricominciare con un rendimento e una sicurezza altissimi. Quindi grande merito a Meret e fiducia, però anche questo credo sia stato un po' il segno, no? Perché il Napoli cercava altro, ma gli è andata bene anche questa. Silver, come sempre, noi ti ringraziamo per essere stato dei nostri. Buon lavoro, alla prossima. Grande piacere, ragazzi, tutto buon proseguimento, nostro. Ciao. Grazie, ciao, mille, grazie al grande Silver Mele, che è stato anche il nostro ultimo ospite di giornata in questa settimana che, io oggi trado io la parola, Gianni Annunziata, noiosa, senza campionato, con la nazionale da dover seguire. Però con la speranza che magari arriva una bella risposta al Maradona, dai, questo almeno lo possiamo. Però noiosa fino ad un certo punto, perché ci avviciniamo un'altra volta al calcio giocato. Vero, il calcio giocato viene da noi, sì. Viene qui a Napoli, quindi qualcosa in più lo vedremo questa volta. Vedremo la nazionale italiana finalmente che torna qui a Napoli. Io onestamente non vedo l'ora di vederla, mi fa veramente tanto piacere. Sono tanto curioso di vedere come risponderà prima di tutto il Maradona, ma anche l'avvicinamento alla partita, perché comunque la squadra arriverà in hotel. Ancora devo informarmi e capire su quale sarà l'hotel di riferimento della nazionale italiana, che quindi sarà accolta dai tifosi del Napoli. Vediamo che tipo di accoglienza ci sarà, come sarà proprio il comportamento da parte dei tifosi, se faranno sentire il solito calore, che è ovvio, è anche normale che sia un calore differente quando arriva il Napoli rispetto alla nazionale. Beh, alcuni sono anche oggettivamente di casa da queste parti, quindi avranno sentiremo modo tanti di Lorenzo, Politano, sì. Politano, Meret, che Meret. Poi ho visto che sta indossando la mascherina in allenamento. Che sì, vero. Penso vero. Abbia avuto qualche problema. La botta a Torino, no? Ha preso una bella botta in volto nella gara contro il Toro. Secondo me, per precauzione, proprio nei minuti finali, no? Un'uscita a valanga, aveva avuto qualche problema, magari per precauzione. Infatti, ho visto prima della nazionale gli succede sempre qualcosa. Sì, poi io ancora quegli incubi dello scorso anno contro il Genoa, ricordi? Sì, come no? Mamma mia, come no? Che poi da lì fondamentalmente perse il posto da titolare Meret. Purtroppo.
purtroppo per Meret sì. Noi però siamo arrivati quasi in chiusura, siamo praticamente giunti ai saluti, non prima però di avervi ricordato che noi continueremo ovviamente a zoomare tutte le questioni di Casa Napoli, ma già da domani ci sposteremo molto sull'azzurro della nazionale italiana nella nostra prima mezz'ora, poi dalle 14 lo speciale Napoli, dalle 13:30 la pagina dedicata alla Salernitana, dalle 13:40 quella al Benevento e alle altre squadre di Serie C e il Girone C, insomma parleremo tanto di calcio, anche se il calcio giocato può sembrare che si arresta, ma non solo. Giovanni Annunziata, grazie mille, a domani. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti e ci ritroviamo domani come sempre. Grazie mille a Giovanni Annunziata che ritroverete domani dalle 13 alle 15 col sottoscritto nell'edizione di Punto 1 Sport Show di domani mercoledì 22 marzo. Per quanto riguarda lo sport però non terminiamo adesso, ma lo sport torna già dalle 20 con il meglio della nostra giornata a cura di Pietro De Concilis, da Alessandro Montano invece è tutto, ancora un saluto e un ringraziamento, vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo, poi ci sentiremo con grande calma nella giornata di domani a partire dalle 13.